Benvenuti al consueto appuntamento con Punto 13 Talk. Quelle che abbiamo appena visto sono immagini inedite in esclusiva registrate da un. Uh, Cittadino di Statte ieri, quando la tromba d'aria ha colpito Taranto e eh, tutta la provincia, eh, in particolare ha provocato gravissimi danni proprio a Statte. Sono immagini amatoriali, ma avete sentito anche l'audio delle persone che erano presenti in quel momento, veramente momenti di grande drammaticità. Poi vi racconteremo tutto quello che è accaduto da ieri ad oggi, eh, la conta dei danni, le ricerche del disperso. Ma oggi è una giornata importante per Taranto, per Lilva. Il siderurgico, come sapete, è stato particolarmente colpito da questo fenomeno atmosferico che ha provocato notevoli danni anche all'interno. Della fabbrica. Dicevo, è una giornata importante perché a Roma si sta per discutere del decreto legge che dovrebbe, si spera, salvare l'attività dell'impianto tarantino, evitando la chiusura che è stata prospettata dall'azienda dopo il terremoto giudiziario che invece ha colpito ulteriormente nei giorni scorsi proprio i vertici dell'ILVA e non solo. A Roma, nell'incontro uh, uh, che sta per cominciare a Palazzo Chigi, ci sarà anche l'assessore regionale all'ambiente per la Puglia, Lorenzo Nicastro, che è in collegamento con noi. Benvenuto, assessore. Buonasera. Bene, Assessore, allora a pochi minuti dall'inizio di questo vertice importante per il futuro dell'ILVA, ci vuol dire quali sono un po' le anticipazioni? Qualcosa è già emerso in realtà eh, sulle agenzie? Eh sì, io so quello che ho letto sui, sui quotidiani oggi. Eh, certo, è una, un, sarà un incontro molto importante per l'ILVA, noi vogliamo che lo sia però per tutti i tarantini. Intendo dire che. Eh, quando parliamo di diritto alla salute e di diritto al lavoro, e di diritto alla matrice ambientale, parliamo di una sola cosa, cioè non vorremmo che il provvedimento fosse sbilanciato in un senso solo, cioè quello della tutela della produzione. Bene, eh, dalla via libera al decreto legge sull'ILVA, questa è una delle indiscrezioni principali, eh, emerge che i provvedimenti di sequestro incompatibili con l'attuazione dell'AIA perderanno efficacia. Ci può confermare eh, questa eh, quest anticipazione? No, eh, io di questo non ho, diciamo, non ho una, una cognizione diretta. Eh, mi sembra un'affermazione un po' grossa. Eh, 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 ovviamente non potrà essere contenuta in un provvedimento di legge, prima un decreto e poi la, la sua legge di conversione. Questo potrebbe essere il precipitato storico di quello che potrebbe accadere, però questo segnerebbe diciamo, un, una frattura molto importante con, eh, con la Magistratura tarantina, con l'operato della Magistratura Tarantina che sino ad ora eh, è connotato nel senso di tutelare eh, la, la salute e la matrice e aiutare la salute delle popolazioni che sono interessate e sono vicine allo stabilimento. Quindi eh, non dobbiamo trasformarlo in, un, uh, in uno strumento per sfilare l'indagine di mano alla magistratura, questo creerebbe una frattura profonda creerebbe problemi. A tal proposito il governatore Vendola questa mattina ha detto che appunto il decreto non deve espropriare la magistratura tarantina. Auspico ha detto in particolare che il decreto non provi ad espropriare la magistratura dalle sue funzioni. Noi suggeriremo al governo di mettere prioritariamente in evidenza la necessità di garantire l'esercizio del diritto alla salute per i cittadini di Taranto. Ovviamente lei è sulla stessa linea. Ovviamente sì, sono d'accordo con quello che ha dichiarato il governatore, non potrebbe essere altrimenti. Ho detto o noi riusciamo a tenere insieme eh, salute, ambiente e lavoro oppure non ci sarà storia. Il ministro dell'ambiente Clini ha detto che nel decreto legge si studia la possibilità di un comitato di garanzia sul risanamento e si è anche detto ottimista sul vertice che sta per cominciare a Palazzo Chigi. Mi piace, mi piace credere che così sarà e voglio essere ottimista anch'io ovviamente. E penso che anche il comitato di garanzia possa essere, lo dice la parola stessa, una garanzia. Leggo però anche che le eventuali inadempienze eh, saranno sanzionate con l'articolo 650 del codice penale e siccome l'articolo 650 del codice penale fa meno paura di una, una contravvenzione. Per essere passati col rosso, mi domando poi quale effetto deterrente potrà avere questa cosa. Io vedo il quadro, almeno diciamo, sotto il profilo della sua concretizzazione, ancora molto confuso e incerto. Questo dipende probabilmente dal fatto che non conosco ancora in, in modo completo i contenuti di quello che dovrebbe essere il, il, il decreto-legge e quindi poi la sua successiva conversione. Facciamo solo in modo di non eh, trasformare quella che stava diventando una vittoria di tutti. E in una sconfitta per tutti. Certo, questo è il pericolo maggiore anche e soprattutto perché Taranto non ne ha assolutamente bisogno, soprattutto dopo l'evento che l'ha colpita ieri. Bene, io la ringrazio Assessore, so che deve scappare perché appunto a pochissimi minuti eh, c'è questo incontro importantissimo a Palazzo Chigi, poi naturalmente aggiorneremo come è andato nel corso dei nostri ulteriori eh, appuntamenti dell'informazione. Grazie Assessore, dicevamo facciamo un passo indietro. Ieri Taranto l'Ilva in particolare sono stati colpiti da questa tromba d'aria, da questo tornado che ha provocato danni ingentissimi. Naturalmente oggi si è cominciata a fare la conta eh, dei danni e in particolare ci sono grossi problemi per quanto riguarda la cittadina distatte alle porte. Del capoluogo ionico. Ma riepiloghiamo un po' tutto quello che è accaduto in questo servizio. Sono riprese stamattina le ricerche dell'operaio dell'ILVA scomparso ieri durante la tromba d'aria che ha travolto la zona industriale di Taranto e la cittadina di Statte. Alle ricerche in corso anche via terra. Stanno partecipando alcuni colleghi del 29enne e al momento i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno individuato nei fondali del quinto sporgente del porto di Taranto la cabina guida nella quale si trovava l'operaio. Francesco Zaccaria di Talsano, secondo un collega, sarebbe uscito dalla cabina al passaggio della tromba d'aria. Altri dicono di averlo visto volare al centro della tromba d'aria. Ma non hanno saputo indicare la direzione della caduta. La gru è stata sradicata e pare sia stata trascinata in mare. Anche la produzione nello stabilimento sta lentamente riprendendo. Al momento l'azienda sta ancora quantificando i danni strutturali subiti, danni che monterebbero a decine di milioni di euro. Mentre i lavoratori che ieri erano stati invitati ad uscire dallo stabilimento per motivi di sicurezza sono rientrati regolarmente al lavoro. Mancano l'appello soltanto i dipendenti dell'area freddo, in ferie forzate da lunedì scorso. Proprio per questo, alle 7 è iniziato lo sciopero di otto ore in tutti gli stabilimenti, del gruppo riva indetto dai sindacati metalmeccanici lo sciopero proclamato dall'unione sindacale di base proseguirà fino alle 7 di domani nello stabilimento di taranto sono in corso incontri tra i responsabili dei reparti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per fare il punto all'indomani del crollo del cammino 79 delle batterie 1 e 2 del reparto cocherie e dei danni provocati ad altri impianti 24 in tutto i lavoratori feriti sulla città continua a soffiare un vento fortissimo ieri le raffiche hanno superato i 200 chilometri orari una delle le zone più colpite estatte, dove circa 15 famiglie hanno trascorso la notte in albergo. Si tratta degli abitanti della zona residenziale Monte Termiti. Le abitazioni sono state sventrate dagli alberi. La tromba d'aria ha provocato anche il parziale crollo del campanile della chiesa e di due case nel centro storico. 10 studenti della scuola media Leonardo Da Vinci sono rimasti feriti il sindaco di Statte, Angelo Miccoli, ha disposto la chiusura delle scuole cittadine per le giornate di oggi e domani. I danni ammonterebbero a non meno di 15 milioni di euro. È ancora chiusa al traffico la strada provinciale 49 che collega Taranto con Statte per la presenza di un cavo dell'alta tensione per la cui rimozione sono al lavoro i tecnici dell'Enel. Nella prossima seduta di giunta gli assessori regionali Fabiano Amati e Michele Pelillo presenteranno un provvedimento per la dichiarazione di emergenza nei territori colpiti. Intanto da pochi minuti il ministro dell'Ambiente Corrado Clini sta parlando in Senato sulla situazione Ilva illustrando la bozza di decreto legge che consenta la continuità produttiva dello stabilimento siderurgico. A Roma anche i segretari territoriali di Fim, Fio e Will e i delegati di fabbrica. Abbiamo sentito nel servizio uno dei centri più colpiti è quello di Statte. Questa mattina la nostra inviata Annadella Turi è andata a Statte e ha intervistato il sindaco Angelo Miccoli. Sentiamo. Sindaco, il giorno dopo la tromba d'aria eh, si fa la conta dei danni, purtroppo. A che punto è la situazione? Facciamo un bilancio. Siamo ancora nella condizione di dover eh, sopperire all'emergenza, diciamo perché alle che ieri abbiamo fatto con la protezione civile, con lo Stato, diciamo, quindi intendo vigili del fuoco, polizia di Stato, carabinieri, insomma tutti, la guardia forestale, non voglio dimenticare veramente chi è stato qui sul posto a darci una mano ed affrontare l'emergenza, oggi ancora c'è diciamo, la coda dell'emergenza intanto perché c'è il lavoro dei vigili del fuoco che tende a verificare la staticità delle diciamo, dell abitazioni civili, il campanile della Chiesa è distrutto, ci sono delle scuole inagibili, facciamo un punto. No, le scuole non sono inagibili, le scuole sono state, alcune scuole sono state particolarmente provate, ma si tratta più di implosione interna, cioè di mh, rottura di vetri, um, eh, delle suppellettili insomma, che sono stati danneggiati, ma entro sabato noi contiamo di poter sistemare tutto perché da lunedì i, i nostri bambini possano tornare a scuola, i nostri ragazzi, i nostri bambini. Eh, le scuole più danneggiate sono Lenora da Dora Vinci e l'Istituto Superiore Amaldi. Le altre grazie a Dio diciamo, non, non hanno avuto grossi problemi danni. Ci sono praticamente delle, completamente delle zone divelte, completamente distrutte. E io ho già chiesto ieri alla, alla Regione Puglia di attivare le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale perché ci sono danni ingenti alle abitazioni civili, al patrimonio pubblico e, e che noi non potremo naturalmente sopperire da soli, ma sicuramente ci sarà bisogno dell'aiuto delle istituzioni perché si possa immediatamente, in tempo più breve, ripristinare la normalità in questo Paese. Lei ha subito danni alla sua abitazione? No, per fortuna no. All'ambito della mia abitazione c'è stato panico, molto panico, perché anche eh, laddove non, non c'è stato il, diretta, il, il diretto interessamento appunto, di, questo, di questo fenomeno, eh, c'è stato un vento che ha spaventato tutti. Diciamo. È purtroppo come accade spesso in queste circostanze eh, due persone sono state arrestate per atti di sciacallaggio nel piccolo centro alle porte di Taranto si tratta di Vito e Pasqualino Convertino padre e figlio Arrestati dai carabinieri di Stat, li stiamo vedendo nelle foto segnaletiche, perché si sono introdotti in un appartamento in Corso Vittorio Emanuele che è rimasto incustodito per inagibilità. Eh, un terzo figlio eh, incensurato è stato denunciato. I militari sono stati avvisati dal proprietario dell'abitazione che ha sorpreso i ladri mentre caricavano sulla loro auto manufatti in alluminio e metallo del valore di circa 3.000 euro. I due ragazzi in particolare hanno rischiato il linciaggio da parte di alcune persone presenti sul posto, ovviamente infastidite da questo atto che è veramente riprovevole. Bene, noi ci fermiamo ora per qualche minuto di pubblicità, poi subito dopo torniamo a parlare. Degli effetti del tornado che ha colpito il Tarantino, ma parleremo anche degli effetti del terremoto giudiziario che sta colpendo l'Ilva e non solo, perché ci sono ancora novità. A fra poco. Eccoci in studio in diretta appunto 13 talk. Prima della pubblicità, abbiamo sentito il sindaco di Statte che denunciava la situazione disastrosa nella sua cittadina dopo il uh, fenomeno atmosferico di ieri ma ora andiamo a sentire un po' i cittadini in particolare di un quartiere di Statte che sono veramente in gravi difficoltà e che in uh, queste ore stanno lanciando un uh, messaggio di allarme appunto perché uh, a Statte manca veramente tutto ancora la nostra inviata Nadeglia Tu questo è praticamente ciò che resta della vostra casa, della sua casa. Esatto. Un, un disastro. Un disastro mai visto in 60 anni di vita. Mai visto una cosa del genere. Non sappiamo da dove iniziare e come iniziare. Ho visto per strada fili elettrici, per terra. Siete senza luce voi. Siamo senza luce, senza gas, da ieri mattina alle 11. Avete, noi... dormito, avete dormito qui stanotte. Purtroppo per il ciagallaggio sì. Siamo costretti a dormire qua senza luce, senza acqua calda, senza niente. I telefoni non funzionano, i telefonini sono in tilt. Non sappiamo a chi e come chiamare. Avete provato ad andare stamattina al comune, vi ho visti. Sì, siamo appena arrivati dal comune. Ci hanno detto che manderanno una squadra per poter pulire le strade. Tutto ciò che sta all'interno di quali dobbiamo uscire fuori noi perché loro non entrano all'interno. Quindi adesso a me mi tocca chiamare degli operai, pagarli. Dopo il danno la beffa. Anche la sua casa è stata danneggiata? Eh sì, purtroppo, perché io sto dal piano terra di lì. E muro, veranda, tettoie, tutto, tutto in aria, tutto non esiste più niente. Questa è una delle zone più colpite però. E infatti, perché io ieri mi trovavo a lavoro, sono stato chiamato perché mia figlia a scuola al Leonardo da Vinci. E purtroppo sono dovuto scappare lì e anche lì c'è stato un macello, però qui la, la, cioè il colpo più grosso l'abbiamo avuto alla casa. Non c'è più niente, qua da noi non c'è più niente, uh, basta vedere i filmini che abbiamo fatto, che vi ho passato, fatevi voi un giro, non c'è più niente. No, al comune non ci sanno dire per adesso ancora come dobbiamo comportarci, so che stanno venendo delle pale per darci una mano a pulire, ma non, non, non sappiamo che fare. Nel suo caso, oltre al danno, la beffa, perché lei è anche un operaio dell'Ilva. Io sì, sono un operaio dell'Ilva. Viviamo la giornata. Dobbiamo vivere la giornata. Speriamo, non sappiamo, Clini, perché siamo senza tv, non so niente, se hanno trovato una soluzione per andare avanti, perché se chiude anche l'Ilva ci cioè siamo morti qua. Avete visto le immagini drammatiche di Dario Fortunato, le interviste raccolte da Anna Delia Turi, veramente una situazione disastrosa che cozza un po' con quanto dichiarato con un comunicato ufficiale dall'assessore regionale alla protezione civile Fabiano Amati che dice mi preme informare che tutte le attività di soccorso e messa in sicurezza stanno proseguendo nel solco della tempestività ed efficienza e di tanto ringrazio l'intero sistema della protezione civile regionale eccetera eccetera questi cittadini invece eh, lamentano di essere stati un po' abbandonati a se stessi, è ovvio il fenomeno purtroppo si è verificato eh, da poche ore e ci sono ancora molti disagi speriamo che nelle prossime ore tutto possa sistemarsi Amati comunque ha garantito insieme a Pelillo, l'assessore al bilancio Michele Pelillo abbiamo sentito prima che presto ci sarà una dichiarazione di emergenza Uh, per quanto riguarda l'area ionica. L'Ilva lo sentivamo anche dalle interviste è sotto l'occhio anche della magistratura eh, per le ormai note vicende giudiziarie. Il lunedì, come ricorderete, ci sono stati sette arresti che hanno ulteriormente colpito i vertici del siderurgico tarantino, ma non solo. E in queste ore sono cominciati gli interrogatori. Sentiamo ora come stanno andando in questo servizio. È stato interrogato in carcere ieri l'ex direttore dello stabilimento Ilva di Taranto, arrestato dalla Guardia di Finanze nell'ambito delle inchieste sul disastro ambientale e ambiente svenduto. L'interrogatorio è terminato in tarda serata. Capogrosso ha cercato di chiarire la sua posizione e ha preso le distanze dall'ex responsabile delle pubbliche relazioni del siderurgico Girolamo Archinà. Arrestato anche lui per una mazzetta di 10.000 euro che avrebbe dato all'ex consulente della Procura Lorenzo Liberti, incaricato di redigere una perizia sull'ILVA. Fabio Arturo Riva, vicepresidente del consiglio d'amministrazione dell'ILVA e attualmente vicepresidente del CDA di Riva Fire SPA, è ancora latitante. Ai domiciliari invece si trovano Lorenzo Liberti, l'ex presidente dell'ILVA Emilio Riva, l'ex assessore provinciale all'ambiente Michele Conserva e Carmelo Dell'Isanti, titolare della ditta Promed Engineering. Bene, prima di approfondire la questione giuridica, le, alcune notizie dell'ultimo ora. Innanzitutto sono state sospese purtroppo per le pessime condizioni del mare le ricerche del gruista 29-enne Francesco Zaccaria, l'operaio dell'Ilva, che è disperso da ieri mattina quando era al lavoro nel porto di Taranto. Poi arrivano notizie da Roma, eh, non sono notizie molto... Incoraggianti perché i manifestanti dell'ILVA arrivati a Roma in occasione della riunione a Palazzo Chigi, di cui vi abbiamo parlato, sono stati bloccati dalle forze dell'ordine su via del Corso a qualche centinaio di metri da Piazza Colonna. Si tratta di circa 300 persone provenienti da Genova e Taranto. Speriamo che non ci siano incidenti, ovviamente la tensione è molto alta. Un'ultima notizia, sempre da Roma. Il ministro Clini ha detto che chi contesta il decreto che sta per essere approvato, se vuole, potrà ricorrere alla consulta se ritiene che non venga rispettata la legge, perciò fibrillazioni anche da questo punto di vista. Ma facciamo un piccolo passo indietro, stavamo parlando della vicenda giudiziaria e a tal proposito volevo farvi ascoltare ora al telefono Luigi Romandini, dirigente della provincia di Taranto, ex dirigente in particolare del settore ecologia, che è un po' nell'occhio del ciclone. Che è stato rimosso, se non erro, eh, nell'autunno del 2009 dal presidente Florido, proprio un po' prima che scoppiasse insomma, questo caso Ilva. Dottor Romandini, Romandini mi ascolta? L'ascolto, direttore, buongiorno. Grazie per eh, aver risposto alla nostra telefonata. Grazie a voi. Dunque, innanzitutto eh, ci tolga una curiosità, lei ovviamente sta seguendo con un occhio particolare tutto quello che sta accadendo negli ultimi giorni, eh, fino a pochi anni fa aveva un osservatorio particolare, eh, perché è stato rimosso? Ah, semplicemente perché volevo fare rispettare la legge, cioè volevo fare il mio dovere e quindi richiedevo, imponevo, come ho sempre fatto nella mia attività, eh, di dirigente della pubblica amministrazione il rispetto della legge, se non che purtroppo la legge è difficile eh, che venga rispettata da alcuni colossi che evidentemente, e anche da alcune persone che evidentemente sono abituate a non farlo. Per cui innanzitutto il mio diniego ad autorizzare una discarica che sarebbe stata sicuramente la, quella potenzialmente più pericolosa in Europa. Poi l'interdizione di un'altra attività, sempre dell'ILVA, e direi la goccia che ha fatto traboccare il vaso, una sanzione di 31 mila euro, tutto sommato non molte, proprio all'ILVA e soprattutto al presidente Riva, hanno comportato una serie di reazioni da parte del mio ente. In effetti, il primo, il primo atto. Uh, ostile fu sicuramente quello di sottrarmi il controllo della polizia provinciale che aveva sanzionato l'ILVA. Eh, dopo 20 giorni, eh, da questa sanzione, in pratica, la polizia provinciale fu assegnata ad un altro collega benché io rimanessi il dirigente del settore ambiente, cioè non potendomi trasferire ad un altro settore perché avevo un incarico di tre anni, mi fu sottratta e trasferita ad altri, la Polizia Provinciale mi fu assegnato l'ufficio personale, per cui io contemporaneamente, oltre a occuparmi delle discariche, dovevo occuparmi per esempio delle cessioni del quinto, dello stipendio dei dipendenti o delle visite fiscali. Dottor Romagnino, una denuncia, una denuncia piuttosto grave, è stato ascoltato già dalla Magistratura? Eh, diciamo che eh, la Gazzetta del Mezzogiorno ha riportato che questa inchiesta è nata dalle denunce di due ex dirigenti dell'ente e uno di questi sono io e eh, se poi il dirigente dell'Ilva Archina mi eh, definiva nelle varie telefonate eh, che ha avuto e che sono state riportate ampiamente dalla stampa come la peste. Ci siamo tolti la peste di torno e finalmente non abbiamo più quella peste intorno. Eh, vuol dire che forse eh, eh, c'era qualche problema. Si aspettava questo terremoto giudiziario? Beh, direi di sì, tutto sommato. Perché avevo fatto delle segnalazioni, avevo rappresentato anche al mio ente alcune. Eh, criticità, chiamiamole così. Quindi penso che eh, la magistratura abbia fatto davvero un ottimo lavoro, sicuramente non è finito e eh, andrà avanti. Un'ultima domanda io gliela faccio poi decida lei se rispondermi o meno. Immagino che i suoi superiori, anche politici, definiamoli così, ossia l'assessore conserva, il presidente della provincia Florido, fossero informati di questa sua attività. Che cosa se c'è stato mai la possibilità di avere uno scambio con loro? Le dicevano, le hanno risposto semplicemente guardi io eh, reggendo anche eh, sempre sulla stampa alcune iniziative che sono state prese nei confronti del direttore generale al dell'Arpa, mi sono riconosciuto per certi versi, cioè io venivo invitato ad essere più malleabile, sicuramente più malleabile, ma eh, non lo sono mai stato perché io ho un principio che rispettare la legge conviene a tutti, non solo a chi deve autorizzare come che è il titolare dell'autorizzazione come il dirigente della pubblica amministrazione, ma anche l'azienda che richiede l'autorizzazione, perché con un'autorizzazione perfetta, ineccepibile e rilasciata soltanto in presenza delle condizioni di legge, anche l'azienda può stare tranquilla e non deve eh, affrontare in maniera abnorme. Eh, le problematiche, le cri cri criticità di gestione. Ovviamente se qualcuno magari per risparmiare, cioè in, per evitare di spendere, di investire adeguatamente eh, a discapito e a spregio, e in spregio della salute e della dell e della tutela dell'ambiente invece preferisce delle scorciature, eh, beh, eh, non, non sta bene, non si può fare e eh, io non l'ho certo. sentito. E come me sicuramente altri, però eh, forse siamo una minoranza in bene. qualche caso. Grazie dottor eh, Romandini eh, per la A sua lei. preziosissima testimonianza che eh, fa un quadro, insomma ancora più chiaro di quello che è accaduto negli anni scorsi a Taranto e che sta accadendo anche in questi giorni grazie al lavoro della magistratura. Bene, veramente tutto per questo appuntamento con punto 13, Talk. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi rinnovo l'invito a seguirci anche nei prossimi giorni. Arrivederci.